Mostre, convegni e musica. Al PAN di Napoli in via dei Mille si terrà una giornata dedicata interamente ai diritti degli animali. Si intitola Animal Day e in programma giovedì 16 ottobre e per la prima volta anche i cani saranno benvenuti nelle sale del museo. L'iniziativa, ideata dal garante degli animali Stella Cervasio con Susi Romano, è gestita dalle associazioni animaliste sul territorio ed è resa possibile grazie ad una raccolta fondi che in poco meno di 2 mesi ne ha consentito l'organizzazione. La tutela e i diritti degli animali in una città grande come Napoli sono importanti. Questo appuntamento poi al PAN assume un significato ulteriore perché dimostra appunto l'attenzione che l'amministrazione comunale di Napoli ha messo nella tutela dei diritti degli animali con la scelta di avere un garante. Dalle 9.30 alle 20.30 si potrà partecipare liberamente a tavole rotonde sui problemi legati al maltrattamento e sequestro degli animali, ascoltare i consigli di un veterinario e accedere alla mostra fotografica Animali Urbani, curata da Sergio Siano con i lavori di 22 fotografi. Sul settore della informazione c'è molto da fare. Ancora adesso abbiamo sui giornali notizie di cani che mordono e non si sa per quale motivo mordano, vorrei invitare i giornalisti ad approfondire di più, a essere un po' più preparati, perché non si tratta soltanto di sapere il comportamento del cane, ma di spiegare anche alle persone come possono salvarsi la vita il più delle volte. Quindi questa giornata serve a far conoscere meglio tutto quello che è inerente agli animali, le leggi, i problemi, il loro comportamento e tutto quello che è attinente. Sono previsti anche incontri delle scuole con le forze dell'ordine, letture e momenti musicali dedicati agli animali. Ampio spazio sarà poi dedicato alle istituzioni e associazioni di volontariato che racconteranno con video e testimonianze la loro attività. Abbiamo attivato attraverso questa figura, attraverso i nostri canali web, sia il sito istituzionale sia vivere.napoli.it, un'area, una pagina interamente dedicata a questa tematica, dando delle informazioni, la possibilità di fare denunce, dalla possibilità di segnalare smarrimenti, adozioni e quindi tutto quanto ovviamente concernente questo mondo.